Buongiorno ragazzi e bentornati sul nostro canale Italian Family Overland. C'è un sole incredibile ragazzi, stiamo godendo di questo sole ormai da giorni. Veniamo praticamente da una settimana / 10 giorni di bruttissimo tempo, vi metto il video qua in tendina e quindi abbiamo tutto il diritto ma soprattutto il dovere di goderci questo sole bellissimo. Ve lo faccio vedere, lì abbiamo la Shura Moira che si sta pettinando. E niente ragazzi, cosa dire, la mattina diciamo comincia la grande, vuoi per il meteo, vuoi perché siamo molto molto felici perché oggi è una giornata speciale, oggi facciamo una cosa che non ci capita spesso, anzi direi veramente molto ma molto di raro, facciamo la pizza, ma non la facciamo noi, la facciamo fare, perché la cosa secondo me è più bella, il valore aggiunto, non è tanto dire faccio la pizza, no, tu mangerai la pizza che facciamo fare ad altri, ma dopo vi spiego anche chi è che la farà. Però prima di questo ragazzi, io devo fare un po' di lavori. Allora, col passare di questi mesi, ormai sono quasi 4 mesi che abbiamo il cinebasto, ci siamo resi conto che tra le varie cose che comunque ho sistemato, vuoi elettronica, cavette e via dicendo, ci siamo accorti che il tubo dell'aria, del pescaggio dell'aria che va in camera di combustione, è di cartone, fa schifo, continua a rompersi, a rovinarsi e via dicendo. E allora, oggi troverò una soluzione, veramente l'ho già trovata la soluzione, la metterò in atto, di mettere una retina davanti a quel tubo, perché fondamentalmente quel tubo lì aspira l'aria e c'è bisogno davanti di un qualcosa, di una rete o di un filtro, neanche filtro perché quello originale non chiamiamolo filtro perché sarebbe un'offesa per i filtri, e quindi metterò una rete metallica, la Moira me l'ha anche già trovata, e vediamo di risolvere anche questo problema, perché tutte le volte cade, si rompe, devo tagliarlo, è un disastro, e quindi mi metto a fare questo lavoro. Per il resto tutto funziona. Oggi abbiamo cominciato anche a usare ufficialmente il piano induzione, quindi da oggi non useremo più il gas. Che altro? Niente, questo posto ragazzi si sta di una magia incredibile. Guardate, esempio. Qui ragazzi si entra in questo spiazzo, e praticamente avete un green. Avete presente il green dei campi da golf? Praticamente quello. Fiume, riva del fiume, e noi siamo posizionati praticamente qua. Ciao Moira, ciao! Come stai? Bene. Todo bien? Sei contenta? Le gattacce sono già lì, ora ve le faccio vedere. Guardate lì, dopo andiamo a trovarle. Sono già lì, è la loro postazione. Loro quando trovano un posto bello si nascondono lì. Vabbè, mando alle ciance. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella, mi raccomando, e cominciamo con il nostro video. Andiamo a lavorare però prima. Vedete qui questo cartone qui, questo tubo è praticamente cartone, l'interno è fatto di materiale di alluminio ma è veramente finissimo, poi c'è fuori il cartone ma si sta sfaldando tutto, si rompe, io tutte le volte lo taglio, lo ritaglio. Questo qui ragazzi, come potete vedere, è un barilotto di plastica con all'interno una rete metallica. Non è, sì, è un filtro perché comunque vada, non lascia entrare, non so, foglie, sporcizie e via dicendo, però comunque è una rete metallica a maglia molto grosse. E quindi ecco l'idea della Moira di installare questo. Questo qui è un passino che è rotto, ce l'abbiamo ormai da tempo tutto rotto, e quindi cosa faccio? Userò questo che andrò a mettere qui davanti. Per fissarlo userò del semplice nastro isolante oppure dello scotch a rete molto potente che ho, perché tanto ragazzi questo tubo qui è freddo. Voi sotto il cinebasto, se andate a vedere il video dell'unboxing, ve lo metto qua, praticamente avete due tubi che escono dal sotto del cinebasto. Uno è l'ingresso dell'aria in camera di combustione, che è questo, ma lì entra l'aria fredda, e l'altro invece escono i gas di scarico. Quindi quello dei gas di scarico ovviamente deve essere un tubo d'acciaio, mentre invece quest'altro potete metterci anche lo scotch perché tanto non raggiunge temperature elevate, e quindi faremo questo lavoro, lo ritaglio, lo sagomo intorno a questo tubo magari il più vicino possibile all'uscita del cinebasto, in modo che anche quando lo mettiamo via non ci rompe le scatole che abbiamo sto tubo volante, e prendiamo la forbice e cominciamo a sagomarlo. Allora questo qui lo tagliamo, mettiamo uscire così. Vedete ragazzi, è proprio fatto di cartone, c'è dentro il cartone, si sfalda tutto, con l'umidità non ne vale veramente la pena.
Allora, adesso tagliamo questa retina. Semplice rete metallica, quindi comunque passa aria senza problemi, però non entra lo sporco, via dicendo. Ok, abbiamo fatto prendere comunque la sua forma. Allora, praticamente abbiamo adesso una cupola, vedete, con la rete, non facciamo altro che mettergliela davanti e con un po' di nastro scocciamo praticamente sopra il tubo, sopra questo tubo qua. Allora, invece del nastro isolante, che ovviamente magari col caldo si può dilatare, la colla può venire via, uso questo scotch a rete molto ma molto resistente, ragazzi. Questo lo trovate nel nostro shop Amazon qui in alto. Questo scotch a rete è veramente super super resistente, la colla ha una tenuta incredibile, l'abbiamo testato anche spruzzando dell'acqua, diciamo, sullo scotch, tiene senza problemi, quindi il collante non viene via, e quindi questo addirittura non si può strappare, è impossibile, dovete tagliarlo per forza con una forbice, perché all'interno c'è una rete di, non lo so, nylon, plastica, non so, comunque è veramente ultra resistente. Tiriamo fuori il tubo dell'aspirazione, che l'ho fatto passare lì così possiamo lavorare meglio, ci scocciamo bene la rete metallica e dopo lo rinfiliamo. Questa secondo me, ragazzi, rientra in una delle altre modifiche da fare al vostro cinebasto, ma per renderlo più performante, perché comunque vada, parliamo comunque, attenzione, dei cinebasto only one, quindi quelli che vi portate dietro, quelli usa poliportatili, via, quelli fissi è un altro discorso. Ok, semplice, mi ha messo la rete davanti, adesso non facciamo altro che rinfilarlo dentro il tubicino, vedrete da qua che uscirà fuori, tac, soltanto la punta. Così facendo non abbiamo più, prima avevamo quasi un 30 cm di tubo di cartone con questo che svolazzava, si rompeva, si schiacciava, questo non serve più, ragazzi, perché abbiamo il nostro, la nostra aspirazione col filtro davanti che respira senza problemi, e questo è un'altra di quelle modifiche che secondo me vale la pena fare. Sostituzione riuscita. Dopo, ragazzi, aver fatto la riparazione al buon cinebasto, anzi direi san cinebasto, approfondiamo il discorso della pizza. Quando all'inizio del video vi dicevo che non c'è cosa più bella che mangiare la pizza, ma non fatta da voi, fatta dagli altri, perché per assurdo anche guardare fare la pizza agli altri è una soddisfazione non indifferente, e noi da qualche giorno siamo insieme ai nostri amici, e ora vi dico chi sono, ma l'avrete già capito, ragazzi, sono i Ticket for Life. Ciao! Allora, ragazzi, che dite, facciamo una bella pizza oggi? Proviamo. Anche sembra assurdo, ma anche con la stagionalità cambiano le temperature, sì. Ci sono, sì, tantissimi parametri, la pizza è una variabile, è molto delicata. Sì, sì. Vabbè, ragazzi, bando alle ciance, non troviamo scuse, vediamo di far girare ste mani. Allora, e la cosa importante, vediamo cosa viene fuori. Allora, spiegaci. La prima cosa importante, come in tutti i lavori che si rispettino, è preparare la linea di tutto quello che ci serve. Bravissimo. Perché poi ti trovi lì e ti manca. Perché se non prepari la linea, poi arriva Cannavacciuolo e ti dà gli schiaffoni. Il qui presente ha lavorato pure in un ristorante. Pure. Allora c'è il trucco. Abbiamo un conoscitore di linea, diciamo. Vabbò. Penso, immagino che cucineremo qui, giusto? Prepariamo l'impasto qui sopra il tavolo. Ok. Il primo ingrediente, quello fondamentale, è la farina. Noi useremo due tipi di farina, perché a noi piace fare un po' di mix. Ok. Quindi faremo un mix di farina integrale con farina classica, della 00. Ok, va bene. In questo modo la farina integrale gli dà quella croccantezza in più, e quella normale, insomma, è quella base. E quindi ci prepariamo i nostri sacchetti di farina. Ok. La farina ovviamente va miscelata con l'acqua, quindi noi abbiamo il nostro misurino, perché ovviamente non avendo delle bilance, non siamo a casa, e abbiamo un misurino che ci segnala sia i litraggi per l'acqua e sia i pesi per le varie farine. Questo va bene per gli zuccheri, per la farina, quindi è molto comodo.
il tutto va amalgamato con il lievito, perché se la pizza non lievita, se l'impasto non lievita, ci manca poi la sostanza, no? Una boule e un canovaccio. Un canovaccio, sì. E una carta per le mani. Che questo qui è un olio d'oliva un po' particolare, perché dicevate ieri che è spagnolo. È spagnolo. Non tutti lo mettono nell'impasto. Io preferisco sempre aggiungere un cucchiaio d'olio, perché gli dà, sì, quella morbidezza in più. Allora, bada bene che se la pizza fa schifo io ve lo dico, ragazzi. Okay, certo, siamo chiari e sinceri. Chiari e sinceri. Allora, iniziamo con la farina. Per 4 pizze noi useremo 500 g di farina, di cui 300 farina bianca. Abbiamo il nostro bel misurino, quindi andiamo a riempirlo fino a 300 g. Vediamo un po', perfetto. Aggiungo un'altra po' di questa. A questo punto versiamo la farina nella nostra boule, guarda quanta, e dobbiamo aggiungere 300 ml d'acqua. Abbiamo la farina pronta, l'acqua pronta e poi importante anche la nostra bustina di lievito. 7 grammi, facciamo tutto l'impasto. Con quella lì praticamente quante pizze ci vengono? Con questa vengono 4 pizze. 4 pizze buone. Noi solitamente facciamo tutta la metà, 250 grammi e 150-160 ml d'acqua per fare 2 pizze per noi. Ok. Allora, versiamo il nostro lievito nell'impasto. E poi, per agevolare la lievitazione, aggiungiamo un piccolo pizzico di zucchero, ma giusto una punta di cucchiaino, senza esagerare. In questo modo ci aiuta la lievitazione. Ora aggiungiamo l'acqua e poi si impasta. Questo, ragazzi, è un lavoro dove ci si deve sporcare le mani, quindi... Adesso praticamente è intervenuta la sciura Marta, la velina. E minchia, la velina però con la tuta, sì, no, non è il massimo, vabbè, ragazzi, lo sapete che io... Che stai aggiungendo praticamente la farina, giusto? No, nelle mani per non farmela rimanere appiccicata. Ora piano piano prenderà la consistenza. Ora va massaggiata un po' per un po' di tempo. Massaggiala bene, Falle sentire anche le dita. Bravo, così ti voglio vedere. Ora l'effetto colloso piano piano sparisce. Questa è ufficialmente la terza pizza che fate on the road, giusto? Sì, però noi la facevamo a casa, solo che a casa la cucinavamo con il forno. Ragazzi, qui stasera coi fuochi, quindi dovremmo arrangiarci. Invece in viaggio usiamo la padella, sarebbe interessante provarla anche sulla brace. Poi ovviamente l'impasto, se sentite che è troppo duro, regolate con un po' d'acqua. Se invece è troppo papposo, aggiungete un po' di farina. Papposo non piace. Papposo. Troppo morbido, insomma. Aspetta, scusa, papposo, cos'è che hai detto? Papposo, vuol dire troppo molle. Ah, ok, toscano lui. Un goccino d'olio appena. Ora. Basta. Così va bene. Noi abbiamo provato che con questa piccola aggiunta d'olio l'impasto viene molto meglio. Vedi, si lavora anche meglio. Sì. Ecco, ora sì che ci siamo. Perché gli dà quella grassezza che diventa più sciolto. Vedi, ora sì che ci siamo. E stacca anche dai bordi dell'interno della boule. Guarda che bel impasto. Sì, veramente bello. Lavora, però un po' ancora è presto. Sì, va lavorato bene. E in tutto questo, ragazzi, le due gattacce, potete vederle, sono dentro quel bidone abbandonato, C'è di tutto in quel bidone, vetro, zozzeria, ma loro se glielo pulisci non gli piace più. Sì, c'ho il cappellino. No, il cappellino, oltre che per il caldo, serve anche per non far cadere i capelli. No, ma poi almeno facciamo pubblicità al loro park, che praticamente ogni anno ci manda un assegno da 10.000 euro. Sì, certo, noi siamo qui grazie a loro. Grazie a loro. Allora, Sciur Federico, diamo un consiglio agli amici che ovviamente sono on the road come noi e hanno voglia o intenzione di provare a fare la pizza con il van. Cosa dici tu a loro? Sicuramente non vi spaventate, perché è fattibile. Uno dice: ma la pizza non la potrò mai fare. Invece no, noi l'abbiamo fatta diverse volte e vi assicuro che dà tanta soddisfazione.
Ovviamente le farine diamo priorità alla farina bianca, perché sennò viene troppo dura e magari non lievita se esageriamo con sì. La farina integrale. Noi facciamo così, facciamo così anche per il gusto, diciamo, quella integrale è un po' più rustica, sì. E quindi rimane anche un po' più croccante. Rimane più croccante. Poi non avevamo il misurino, ma questo nei negozi di casalinghi costa veramente poco e vi assicuro che è importante. Okay. Sennò ti devi calcolare con i vari bicchierini, cucchiai. Però così per pochi euro e prende anche poco spazio è utile. Okay. Un'altra cosa importante, scegliete una giornata soleggiata. Certo, certo. Perché poi ora questo impasto noi lo copriamo con un canovaccio e lo mettiamo nel van al caldo, perché deve lievitare. Quindi prepariamo. Perché dentro il van senza finestre avete caldo, ovviamente. Esatto. Sempre infatti, colpa delle non finestre. No, la scelta è quella. Se avete mettere le finestre. Voi quando avete scelto di non mettere le finestre era per fare la pizza. Certo. Come sono fulminati questi? Ci siamo capiti. Niente, ora dobbiamo aspettare. Ovviamente va fatto la mattina l'impasto. E poi ce la mangiamo stasera. Ce la mandi buona. L'ultima cosa importante. Mettete le birre in frigo, ok. Qui intanto ragazzi ci stiamo preparando per il pranzo. Sciora Moira sta cucinando tassativamente con l'induzione. Pancetta, come ti trovi con l'induzione, Sciora Moira? È il primo giorno che cucino veramente oggi, quindi vedremo. Va bene, dai. Allora, buon lavoro. Grazie. Allora, praticamente ci dicono dalla seconda cucina, Ticket for Life, che c'è praticamente il panetto che sta lievitando, giusto? Giusto. Andiamo a dare un'occhiata. Non ho ancora alzato il canovaccio, solo testato con mano. Vogliamo fare la prova in diretta? Sì, dai, facciamo la prova in diretta. Vediamo, allora. Però è parziale, perché non è passato molto. Allora, vediamo un attimo. Sì, già si vede il volume. Ok. Porca bestia, ragazzi! Pizza, ragazzi! Cioè, stasera spacchiamo con la pizza, Mamma mia! C'è posto anche per voi, Porca bestia, ma che roba! Dai, rimetti tanta dentro, roba, dai! Tanta lana! Io comunque, ragazzi, sto facendo dei test sia per quanto riguarda i tempi di cottura che appunto come vengono cucinati, come non vengono cucinati, gli assorbimenti e via dicendo. Perché poi mi riservo di prendermi almeno una decina di giorni, 10-15 giorni, per creare poi dopo ad hoc un video dedicato a come vivere on the road con l'induzione. Perché nell'ambiente, diciamo, di vita on the road, van life e via dicendo, è sempre stato un po' un tabù. Nel senso che nell'ignoranza le persone dicono sempre: no, vabbè, l'induzione non ne vale la pena e via dicendo. E invece no, secondo noi per quel poco che abbiamo visto ne vale veramente la pena. Comunque, ripeto, mi riservo un attimo di prendermi dei giorni per testarlo bene, perché ragazzi, qui parliamo che sì, è vero, in questo momento ho 70 ampere di assorbimento delle batterie e uno può dire: ah, 70 ampere, però attenzione, il sugo ci hai messo, quanto ci hai messo, Moira? 3 minuti? Cioè 3 minuti, quindi non sono 70 ampere che io consumo, sono 70 ampere diviso 60 minuti e contate per 3 minuti quanto ho assorbito. Avrò assorbito all'incirca 3 ampere, 4 ampere al massimo, quindi farò un video dedicato. Adesso comunque continuiamo a cucinare, e anche perché comincio ad aver fame. Qui intanto ci abbiamo buttato dentro anche la pasta, eh? Sì. Abbiamo detto anche la pasta, quindi ragazzi, tra non molto ad avere un po' di fame, tra non molto si mangia, L'inverter l'ho controllato, sta lavorando perfettamente, un pelino più caldo di prima, però ci sta, la ventola su è partita. Però sì, farò questo test, vediamo se quando arriva il sensore, temperatura, controllo le temperature, fino a 30-35 gradi lo lasciamo così, altrimenti monto un'altra ventola. Allora, Sciora Moira, com'è con questo sto piano induzione? Sì, la cottura della pasta devo capire ancora bene. Però così, di primo acchitto, cosa ne pensi? No, beh, è comodo, poi la semplicità di pulirlo. Devi soltanto capire che è un sistema di cucinare diversamente. Va bene. Qui ragazzi, ci siamo. La pasta è cotta. Il condimento pure. E adesso andiamo a mangiare. Lì hanno già apparecchiato, se vedete, mangeremo praticamente sotto l'albero, e lì i ragazzi Ticket for Life si stanno preparando per la doccia, giusto? Ci vuole dunque. Vi siete montati il vostro tendalino. Eccola qui la pasta, va che roba! Tac! Sei pronta, Moira? Sì. Mangiamo? Mica solo lei è pronta, siamo pronti tutti. Vai che andiamo, ragazzi! Ma che bella pasta, ma che roba! Io c'ho una fame! Sì, poi la pancetta qui
Poi la Moira è una sicurezza. La Moira è una sicurezza, eh? Perché non giochiamo mai al Superenalotto io e te? Perché no, sai che se sei una sicurezza anche con quello siamo a posto. Credo che non avanzerà nulla. Buon appetito, ragazzi. Come al solito, noi si mangia tutto. Momento doccia, ragazzi. Che spettacolo! Non potete capire. Com'è la doccia, Fede? Tanta roba. Spettacolo, eh? Faccia di chi dice che non ci si lava mai. Ogni tanto ci laviamo, dai, diciamo non spesso, però già. Tanta roba. Funziona. Momento doccia, ragazzi. E poi dopo niente, cominciamo a guardare sta pizza come è venuta. L'impasto è veramente spettacolare, si è gonfiato bene. E il sole è un'altra cosa, ragazzi. Spettacolo, veramente bello. Batterie sono cariche già al 100%, quindi questo vuol dire che pannelli solari sono congrui, diciamo, la quantità dei pannelli sono congrui a quello che è l'impianto. E chi ci ammazza. Però adesso doccia. Vai che andiamo, ragazzi. Allora, praticamente mi stavate spiegando che adesso preparate la linea, giusto? Ormai sì. Certo. Preparate la linea. In tema di ristorante, quindi. Allora, praticamente cosa abbiamo deciso? Boh, il bancone c'è comunque, la location pure. Signora, a me è una capricciosa e una prosciutta e tonno. Allora, la comunità ha votato tonno e cipolla a maggioranza. Per tutti, ok, che perfetto. È la nostra preferita, tra l'altro. Sì, sì, no, è la nostra preferita. Io anch'io vado matto per il tonno, quindi. Direi che altri gusti, niente. Okay. Tonno e cipolla. Quindi, niente, qua ragazzi, docciati, siamo docciati. Qui abbiamo il tonno. Il sole sta tramontando, qui abbiamo il tonno. Il tonno, il panetto di mozzarella. Panetto di mozzarella di un'azienda spagnola, ragazzi, è un tonno veramente insuperabile. Il tonno lo trovate praticamente nel nostro link Amazon. No, sto scherzando. No. Vabbè, dai, qui dietro ci stiamo preparando per il fuoco, perché prima abbiamo fatto legna, ci stiamo preparando, così almeno ci scaldiamo. Cipolla, pomodoro, tonno e mozzarella. Ok. Sì. E un pizzico di sale. E un pizzico di sale. Questo giro praticamente ne cucineremo due alla volta, giusto? Sì, perché esatto. Abbiamo un fornello doppio, quindi. Fornello doppio, due padelle, quindi facciamo le due pizze, ce le dividiamo e poi seconda infornata. Allora, facciamo un pronostico, dai, cosa dici tu? Vengono o non vengono? Oh, il panetto rende, giusto? No, il panetto è bello. Faccelo vedere di nuovo perché l'abbiamo visto qualche oretta fa. Bello cicciottello così non è mai stato. Te l'hai visto il panetto? Ha praticamente riempito tutto. Che spettacolo. Guarda, anzi, che è uscito roba. Anche posso un toccare? Po'. Wow. Se c'è le mani pulite. Che spettacolo. Quindi sotto la crosta. Sì, ci ho fatto un po' la crosta. Figo. E quindi il pronostico è buono. Sulla carta diciamo la pizza è vincente. Sì, l'unico dubbio veramente grosso è la cottura, perché non è facile in padella, ragazzi. Ricordatevi che Ivan, o comunque chi vive in natura, non ha un forno. Ah sì. Ogni tanto qualcuno se lo scorda. Ma comunque vada, sarà un successo. Questa è mozzarella che non fa acqua, giusto? Sì. Esatto. Perché uno dei problemi, tra virgolette, di usare la mozzarella, quella normale, è che rilascia liquidi e dopo ti viene la pizza tutta zuppa. Va che mozzarella, ragazzi, va che roba. Ma qui abbiamo un professionista, cioè si vede che lavoravi in un ristorante, Quanto tempo hai lavorato nel ristorante? Un'estate. Che è professionista. Attenzione, colpo di scena, ragazzi, sul pomodoro, perché giustamente la Marta sa che sono rompicoglioni e quindi dice è meglio che gliela faccio assaggiare. Spiegaci la storia di questa salsa. Allora, in Spagna tomate fritto è la nostra salsa condita, salsa di pomodoro già pronta, diciamo, okay. Lavorata per metterla sullo spaghetto. Però in Spagna però tendono al pomodoro dolciastro, sì. E specialmente nel concentrato così si sente abbastanza, sì. A me non disturba perché ho trovato questa linea di prodotto artigianale, certo. Al Mercadona, tanto non faccio pubblicità a nessuno, che a noi piace, ha un olio buono, sì. E non è male. Però so che a te, insomma, mi aveva detto Moira che questo dolciastro in effetti. Questo problema qua l'avevamo già riscontrato qualche mese fa. Che noi prendevamo la passata di pomodoro ed era dolciastra. E poi andando a leggere praticamente le istruzioni, veniamo a scoprire che loro fanno un tipo di salsa proprio dolce. E quindi, ragazzi, colpo di scena, la Moira ha detto: visto che il Frank, ripeto, è un rompicoglioni, va a fare praticamente un po' di pomodoro normale, classico, lo andiamo a cucinare. Che aveva lei in campo. Aveva lei in cambusa e quindi lo cuciniamo. Intanto, nel frattempo, tac, abbiamo già la cipolla pronta. Fatto la mozzarella, quindi a pennello, ragazzi. Qui intanto la linea praticamente è pronta: cipolle, tonno, mozzarella,
olio d'oliva spagnolo, padellozze e padellozze, ragazzi. Nel frattempo la sciura Moira fa il sughetto, induzione, giusto? Perché qua, ragazzi, si cucina con l'induzione, quindi 100 watt, vedi tu a quanto metterlo. Le batterie dopo il pranzo di oggi sono ritornate un'altra volta al 100%, quindi tantissima roba. Quindi sciura Moira, si può cucinare con l'induzione, dai sughi alla pasta e via dicendo? Sì, con i sughi cucini a basse temperature. Guardate che roba, sobbolle. Qui stiamo consumando, adesso lei ha messo 300-200 watt, va in base a quando vede il bollore. Tanta roba. Per non farci mancare nulla, ci abbiamo anche le fragole, sì. C'è una bella macedonia di fragole. La panna montata c'è, le fragole pure. La fase importante è di oliare le padelle. Per bisogna oliare bene le padelle. Ma che roba. Noi qui, ragazzi, siamo già pronti. Abbiamo già, tra virgolette, preparato la legna. Le sedie sono pronte. Sì, la pizza non attacca. Loro stanno oliando le padelle. Metterò un altro goccio. E qui abbiamo preparato anche il piano. Lo faremo col gas perché? Perché il Sure Frank e la Moira devono finire la bombola, è quasi finita, manca pochissimo. Ho detto guarda, approfittiamone, visto che comunque abbiamo due padelle e qui due fuochi. Servono più che altro due fuochi. Sì. Sì. E poi è una degna conclusione con la pizza, no? Beh, fine gas. Facciamo fare una degna fine. Visto che da oggi in poi cucineremo solo con l'induzione, almeno il gas gli diamo una buona fine, dai. Direi, eh. Andiamo a scoperchiare la magia. La magia, e voilà. Tac! Ma che roba. Bella. Direi che... Bella bella. Quindi adesso fate quattro panetti, giusto? Sì, così. Moira, avresti un goccio di sale al volo, per favore? No, pensavo di per lì, ho detto, chissà che ci fanno con i biscotti. Guarda che roba, ragazzi, un altro bel massaggio, vorrei essere quel panetto di pane. Allora, i quattro panetti li abbiamo già divisi. Adesso Federico ci diceva che lui adesso cos'è che fai praticamente? Prendi un po' la farina, giusto? Ne prendi una alla volta e lo lavori, giusto? No, li lavoro una per volta e lo metto poi in padella. Ok. Allora, i panetti praticamente li avete già fatti, sono già pronti per essere messi in padella, giusto? Esatto. Qua ci siamo preparati il reparto cottura. Lì abbiamo la sciura Moira, tutto a posto, noi siamo per... Che stamagna, oh! Cioè noi stiamo a lavorare questa magna, vabbè. Scusa, cucina sempre lei, ha ragione. Ah, vabbè, dai, gliela abboniamo sto giro. Impiattiamo, dai. Impiattiamo, impadelliamo. Impadelliamo. Ora prendiamo il nostro bel panetto e piano piano si stende nella... Ricordati sempre... Perché non si usa il mattarello, no, ripeti questa cosa. No, si usano le mani. Ma che bello. Ricordati il tavolino. In quella grande però verrà bene, in quella piccola verrà un po' più cicciotta. Ma i panetti teoria, più grandi li metto qui? Infatti avrebbe ridotto la quantità, anche se non è facile. Dovrebbe venire anche una bella crosticinosi. Sì, fa il bordo alto. E vai che ci siamo, ragazzi! Accendiamo i fuochi. Ok. Vai, metti quella e mettiamo quest'altra. Facciamo andare insieme. Minutaggio più o meno. Paletta. Quindi adesso praticamente tu la giri e la condisci, giusto? Dammi quel coperto. Tac! Però vediamo, ha fatto la cosa, ora sì. Non la posso schiacciare. Ha fatto la cosa. Ha fatto la cosa e non si può dire. Sì, ma ora la pigia. Marranamente. E la condiamo, tanto al massimo si apre nei bordi. Io chiuderei il gas e la condirei e poi gli si dà la mandata. Nel dubbio caricala, torna e cipolla, sì, caricala di burro. No, prima va applicata. Pomodoro, ragazzi. Questo è pomodoro appena fatto con l'induzione, quindi in teoria si spera non sia acido. Perché qua quei pomodori, ovviamente il made in Italy è il made in Italy. Io solitamente non le metto tantissimo. Già intanto si prepara il Fede col tonno e la cipolla. Allora mettiamo prima un po' di tonno qui. Qui
Questa sarà una delizia, sono assolutamente convinto. Devo lasciarlo. Il tonno ci sta. No, io tonno. No, ne abbiamo di tonno, vai tranquillo. Non ti fa il problema, ce l'abbiamo. Io carico, si riapre. Tu carica, carica, non ti preoccupare. Siamo a dieta. No, va, ma non si può. Sei a dieta, Fede? Se ti metti ancora un po' a dieta scompari, mortacci tua. L'ha presa tutta la tua moglie. Tutta la tua moglie l'ha presa. Ma no, è in forma, siamo tutti in forma. Siamo tutti in forma, guardate. In forma, ma anche il tondo è una forma, ragazzi, io ve la dico. Aspettate, guardate. Tac, le scarpettine. Borda, borda, dividila così, fa tutti i pezzettini, vedi, è tutta attaccata. Nel frattempo, ragazzi, stiamo accendendo anche il fuoco. Il sole ormai è tramontato lì dietro, quindi... E qui c'è il fuoco del buon Frank acceso. Non ci manca nulla. Mozzarella, mozzarella è un filo d'olio extravergine. C'è per altri due. Sì, per altri due. Anche un altro, ma vabbè, questa ci passa. Olio extravergine, qualche roba. A me sembra anche tanta per altre due pizze. Sì, sì, va bene, vai, vai. Ciao, facciamo l'unboxing della pizza? Unboxing. Dai, dai, dai. Dos, tres, ta-da. La peppa, ma che roba. Vai. Vedi, ma qui adesso dobbiamo assaggiarla però, andare, quindi io la toglierei. Perfetto, da qui. Sì. Ok. La mozzarella l'ha sciolta. Sì. Che ci vuole il coltellaccio da brusca? La mia nonna la tagliava con la forchetta, con la forbice. Ragazzi, a vederla così sembra buona. Il profumo pure. Mamma mia. Io direi che possiamo chiudere qui il video perché c'ho già l'acquolina e poi non riesco a parlare. Sì, poi si fredda, va mangiata calda. Mi raccomando, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale, Ticket for Life, Italian Family Overland. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao ragazzi! Ciao.